Forte. Everybody's all around. When they talk, I hit the ground. A shit devil to my soul. Many sadness still around. In a hell for messages, a new way of living. On a plane to Tokyo. Amazing feelings. There tomorrow, gone today. Not now or never. I just want to get away. Maybe forever. Realizzato, diciamo, con un'idea abbastanza semplice ma abbastanza di effetto, diciamo, per riportare un po' all'idea del Giappone, perché Craven parla comunque, è un brano che è stato ispirato dalla visione di un manga, una notte vidi, credo, Tokyo Godfathers, quel lungometraggio manga di, non mi ricordo il regista, particolarmente interessante, quindi da lì hai Craven lo provammo e salto fuori. On a plane to Tokyo, amazing feelings, there tomorrow, gone today. Dovete partire per la Luna e potete portare solo 3 CD. Cosa scegliete entrando nella vostra camera? I 3 CD, prenderei London Calling dei Clash, primo dei Ramones, Ramones omonimo, e il terzo Blizzard dei King Crimson. Dai, mi viene in mente questo. Io porterei il White Album dei Beatles, What's Burn Never Return dei Don Caballero, e il terzo non ce l'ho perché ne dovrei portare troppi. Allora te ne suggerisco uno. Ok. Youper, ah, giusto. Beh, ragazzi, siamo in prossimità del locale, siamo quasi arrivati al kindergarten, manca davvero poco, noi continueremo a seguire tutte le fasi del soundcheck e poi il concerto, per cui restate con noi, non cambiate canale, Backstage Live. Ragazzi, il gruppo alle mie spalle sta ancora montando, stanno facendo il soundcheck, il palco continua ad arricchirsi degli strumenti, della strumentazione della band, e io ne approfitto anche per segnalare la classifica, quella speciale, su www.musicbox.it, dove potrete votare i vostri gruppi preferiti. Votate, Backstage Live. Quello, dai, alla fine siamo giunti alla meta. Adrenalina al punto giusto, ma anche la calma che controlla gli schizzi di adrenalina, altrimenti troppa adrenalina in circolo non ti fa perdere il controllo. Sì, visto che noi puntiamo molto sul live, insomma, cerchiamo di essere sempre carichi al massimo prima di un concerto. Ed è arrivato adesso, ragazzi, il momento di ascoltare gli UPART dal vivo, quindi ci seguiremo il loro concerto. Ragazzi, in bocca al lupo e voi restate con noi. Backstage Live. Yeah! In a purple passage, a new way of living. On a plane to Tokyo. Amazing feelings.
today. Not now or never, I just want to get away. Fantastici. Basta. Bravi, bravi, molto bravi. Li conoscevi già? Sì. Beh, gli Upart rappresentano un perfetto connubio tra tecnica e creatività. Veramente. Ottimo concerto, ottimi gli elementi, direi ben calibrati, sono amati, direi, li abbiamo dimostrato. Fantastico, veramente una cosa che speriamo presto faccia un grandissimo successo. Mi è piaciuto moltissimo, molto, divertito. Fantastico, lo seguo dappertutto, mi fanno sempre emozionare ogni volta che li ascolto. Sono forti, sì, mi piacciono molto. Bravi, bravi, li conoscevo già. Quindi un fan che segue gli Upart. Sì. Fantastica, una sola parola, fantastica. È un bel mix di progressive rock e punk. Call me on the phone for a curious invitation. At the time I was so sure of your premeditation. We drove down to a party with many decent chicks. One did get in the mess of their insanity. Let's search out the brand new situation. Maybe it's pulling me through. Si scarica un po' la tensione bevendo, scambiando quattro chiacchiere con gli avventori. Questa questione, cioè, io rincubo dei pedali, no? Quell'ampli lì costa come un'automobile, però ti forniscono in dotazione un pedalino che è un giocattolo, praticamente una farina così, che si scassa dopo due giorni che lo usi. Al batterista va bene, perché io percuoto le pelli e le pelli suonano e quindi va bene, io sono la parte selvaggia, diciamo. Ragazzi, io vi ringrazio davvero della bella pomeriggio, della bella giornata passata insieme. Grazie. E ovviamente ci vediamo la prossima settimana, vi do appuntamento per la prossima puntata, un nuovo viaggio, una nuova band da scoprire, quindi restate con noi, restate con Backstage Live. Backstage Live. Davvero molto molto interessante questa band, una giornata bellissima passata a Bologna. Allora, un consiglio per gli artisti che iniziano oggi a suonare, che vogliono fare, vogliono intraprendere questa dura strada. Non pensare che bisogna essere alla ricerca della fama, quella è l'unica cosa che è sbagliata. Bisogna fondamentalmente studiare, perché bisogna avere la concezione musicale, anche quelli che vogliono specialmente cantare, basta, bisogna imparare uno strumento, continuare a studiarlo nel corso del tempo, essere molto autocritici, in maniera così anche da pararsi, da proteggersi un po', perché comunque è un mondo in cui tu presenti una cosa che è tua, che la metti, e quindi come se ti mettessi a nudo di fronte a tutti, e tutti che ti dicono sì, no, mi piace, non mi piace, eccetera. Per cui se tu sei il peggior critico di te stesso, poi dopo magari riesci a non farti ferire da chi ti dice no, guarda, cioè, fa schifo, oppure. E quindi bisogna essere molto forti, ma anche molto preparati, studiare tanto. Ebbene ragazzi, davvero un piacere stare insieme a Dolce Nera. Io vi ricordo anche il nostro sito www.musicbox.it, dove ovviamente votare, www.backstagelive.it, dove andare a vedere tutte le news inerenti al programma. Io ti ringrazio per aver supportato la musica emergente e a tutti quanti voi ci vediamo alla prossima puntata, restate sempre con noi Backstage Live. In bocca al lupo ragazzi, a tutti. Yeah. Backstage.